Buongiorno a tutti, sono Francesco Spilotros, un volontario del Centro di Aiuto alla Vita di Mola di Bari e, avendo interrotto le lezioni di storia molese in presenza presso la sede della sala conferenze dell'Accademia delle Belle Arti di Mola, abbiamo pensato, noi del CAV, di continuare in modalità asincrona, naturalmente, queste attività di lezioni di storia molese che sono arrivate praticamente alla seconda annualità. Oggi ci occupiamo, come potete vedere dalla grafica, della peste che colpì Mola negli anni tra il 1690 e il 1692. Il tutto cominciò con l'arrivo di un carico di tabacco e cuoiami proveniente dalla Dalmazia, cioè dalla opposta sponda, e questo carico era destinato al conte di Conversano. Infatti, poi è da lì che l'epidemia si è spostata nel nostro paese, interessando tutta la provincia. Infatti, fu realizzato un cordone in muratura, un muro a secco guardato a vista dai soldati armati, e anche le imbarcazioni furono interdette dall'arrivo, dall'attracco sulla costa, nei nostri porti. In effetti, quello del XVII secolo è stato un secolo di guai perché, come potete vedere, tra pirati, carestie, siccità e i Vaaz, fino a quando non ce lo smentiscono, è stato un periodo intenso e, diciamo, problematico. Vi ricordo che nel 1480 i turchi assediano e conquistano Otranto, con le conseguenze che tutti sappiamo, e da allora vi è stata un'escalation di interventi pirateschi sulla costa. La peste trova nella religione un conforto e in particolare nella figura di San Rocco, che noi troviamo spesso nelle nostre edicole votive. Per questo motivo, insomma, la tradizione di rivolgerci a San Rocco per le epidemie in genere continua tutt'oggi. Questo è il luogo in cui tutto è cominciato. Si tratta della Cala di Ripagnola, e questo invece è il volume edito da Schena, realizzato da Vito L'Abbate, La peste intera di Bari, una documentatissima e ricchissima raccolta di informazioni. Questi due sono due dei simboli presenti, i cosiddetti signa, di due notai molesi, Cascella e Balzano, che apponevano al termine dei loro testamenti. A questo proposito, presto cercheremo di realizzare anche una videolezione asincrona come questa, sui testamenti, che era proprio in programma. Questo invece è l'atto con cui il primicerio Giovanni Tarasino registra il 28 giugno del 1691, apponendovi il proprio signum di notar apostolico e giudice, lo segna in calce al testamento fatto dal canonico Vito Antonio Nacherlilla, e questo è presente nel nostro archivio della Chiesa Matrice. E quando tutti i notai morirono, perché loro praticamente furono contagiati, non rimasero che i sacerdoti, che si mettevano appunto all'ingresso dei lazzaretti per raccogliere le ultime volontà di coloro che entravano nel lazzaretto. I luoghi della peste che abbiamo visto con le nostre passeggiate, sono diversi e sparsi prevalentemente sia all'interno che all'esterno del territorio molese. Innanzitutto cominciamo col dire che
il monastero e la chiesa di San Domenico, di Santa Maria del Rosario, di Santissimo Rosario, era collocata in estrema periferia. Infatti sappiamo che gli ordini monastici preferivano insediare i loro conventi sulle direttive principali, ma all'esterno del paese. L'estremità del paese, del centro urbano, invece, è possibile identificarla, secondo il professor Michele Calabrese, con via Giambattista Vico, luogo che infatti era deputato allo spurgo dei panni, dove venivano bolliti praticamente. Questo è un altro simbolo della chiesa, della peste del 1690-92 e della chiesetta di San Giacomo. Come vedete, è stata eretta nel 1695, questo è un particolare della porta d'ingresso. Quest'altro invece è un particolare della cripta, sono presenti ancora, erano presenti fino a qualche anno fa, le ossa di coloro che furono inumati in questa piccola cripta, realizzata dal sacerdote, dal canonico Giovanni Antonio Fusca. Questa invece è la pubblicazione, è ancora possibile reperirla, leggerla in formato digitale, realizzata dal Centro Molise di Cultura e Studi Storici e Archeologici, che fece una monografia negli anni 90 su questo tempietto. Qui invece abbiamo la tela, la pala d'altare, dopo il restauro, e che ora si trova nell'altare, sulla parete sinistra dell'altare di San Rocco in chiesa matrice, ed è un'immagine che rappresenta Sant'Anna, San Giacomo, la Madonna, ed era presente appunto sull'altare della chiesetta. Questa è l'attuale condizione, delle tempere murarie presenti su tutte le pareti del piccolo tempio e raffigura appunto la processione. Qui è possibile vedere uno dei carnefici, qui ce ne sta un altro, questa è la croce con il braccio di Gesù. Qui in alto poi, dopo il restauro, sono stati individuati due cavalieri romani. Questo invece è il baldacchino dell'altare ligneo decorato e dipinto con un rozzecchino. E questa è la parete opposta a quella della Crocifissione, dove vi è la Vestizione della Novizia. E anch'essa è una tempera muraria, da notare come c'è l'Immacolata Concezione, e la Vestizione della Novizia fa riferimento praticamente alla condizione in cui si trovò, dopo l'epidemia, la nostra cittadina. Ci fu praticamente un blocco sociale, un blocco economico ma anche religioso, no? Quindi immaginate che la popolazione si decimò e molto probabilmente le sorelle presenti nel monastero, già attivo a Mola a quell'epoca, molto probabilmente tornarono alle case paterne. Quindi il ciclo pittorico presente all'interno della chiesetta auspica che si ritorni a un fermento religioso, a una ricchezza religiosa, così come ad una ricchezza economica e sociale. Questa è l'altra parete, quella opposta all'altare principale. Al di sotto abbiamo l'ingresso, e questo è un carteggio che racconta come il canonico Antonio Susca, figlio di una Bitulli appunto e di un Susca, ecco i due stemmi delle due famiglie, abbia voluto con questo tempietto ringraziare il Signore per lo scampato pericolo, ma anche per dare alloggio appunto ai propri cari. Infatti si ipotizza che il Susca abbia fatto in modo di seppellire in separata sede i propri defunti per poi, diciamo, riesumare i cadaveri e inumarli nuovamente nella piccola cripta realizzata nella chiesetta. La chiesa e il convento francescano di Santa Maria del Passo furono luoghi di quarantena e anche di lazzaretto. Ecco l'immagine della nostra chiesa di Sant'Antonio, in origine nata come chiesa di Santa Maria del Passo, nel suo stile rivisto durante il ventennio fascista. Questo è l'ingresso sfocato della chiesa di Sant'Antonio, con il bellissimo pulpito sulla destra. L'immagine
della Madonna di Santa Maria del Passo, con a destra San Leonardo, riconoscibile per i ceppi, e a sinistra San Nicola per la mitra e le tre palle. Questo è il chiosco del convento di Sant'Antonio, come appariva qualche decennio fa, è appunto l'ingresso, il passaggio di San Domenico. Questa è un'immagine di una lunetta raffigurante San Francesco prima del restauro. Questa è l'immagine del refettorio dove i monaci appunto pranzavano e cenavano prima del restauro. Eccone ancora un'altra. Questa invece è dopo il restauro. Ci è stata resa una splendida immagine del nostro passato, dove francescani e domenicani sono a convivio con Gesù. Sicuramente si fa riferimento a una diatriba che poi fu superata dai due ordini monastici. Questa è una vignetta, una lunetta, pardon, che raffigura appunto un episodio della vita di San Francesco, così come questo, San Francesco presso il castello di Federico II, dove Federico II invia al santo una meretrice e lui la invita a sdraiarsi con lui sui carboni ardenti. Il convento di San Domenico, anch'esso è un luogo di quarantena e di espurgo, eccolo qui nel suo prospetto cinquecentesco, mentre l'ingresso appunto è stato rifatto durante il ventennio. La strada dello Spurgaturo, via Giambattista Vico, era un luogo di espurgo per i panni infetti. Eccola qui, la nostra strada dello Spurgaturo. In via della Saponiera, via Goldoni, vi era un probabile luogo di quarantena, come anche le taverne probabilmente erano luoghi di quarantena, ma anche la fossa dove fu edificata la chiesetta di Santa Maria della Fossa, quella che attualmente potrebbe essere identificata con il Calvario, praticamente una fossa comune per gli appestati in periferia del paese, e probabilmente non era l'unica. Qui è uno dei documenti presenti nel volume di Vito l'Abbate che vi abbiamo indicato, ed è una lettera del reggente Francesco Moles al vicario di Bari, dove si parla praticamente delle tensioni tra l'arciprete Don Giuseppe Zuccarino e la popolazione. Tutto presente negli archivi del notaio Antonio Balzano di Mola, 1691, nel documento numero 11. Questo è invece il rinvenimento di somme di denaro e di oggetti preziosi all'interno della casa utilizzata dal giudice Sterlik, venuto mandato qui per controllare la situazione. Invece altri documenti, altri indumenti infetti furono trovati nella casa di Giovanni Lama. Questa è la fotografia di un documento presente nell'archivio capitolare, e indica praticamente, contiene i morti grandi e piccoli dal 1692 al 1720. Mancano quelli, i morti dal 1 gennaio 1692, perché non si era potuto appunto accedere alla chiesa. Oh, qui si legge che il maestro, tra le altre cose, che il maestro Pietro Antonio Surdi lasciò ducati 10 alla confraternita del Santissimo e altrettanti alla confraternita dell'Assunta, un documento redatto proprio dai sacerdoti. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito alla prossima lezione di storia molese del Centro di Aiuto alla Vita di Mola di Bari. Qui sotto troverete, nella descrizione del video, un link di riferimento per saperne di più su di noi, sulle nostre iniziative, specie in questo periodo di quarantena, e su come sostenerci. Grazie a nome del CAV e a nome mio personale. Alla prossima!